mi piace definirlo un romanzo sportivo perché il tema è il calcio, magari impressiona le donne che hanno sti uomini che vogliono sempre vedere sto Sky continuamente, invece in realtà, poi ve ne parlerà lui, è molto bello, insomma spazia da storie d'amore, storie di vita, persone che crescono appunto, che maturano, quindi forse anche autobiografico evidentemente, voler vedere gli adolescenti che poi diventano grandi attraverso questa esperienza. Vi chiedo chi ha letto già il libro, se qualcuno ha alzato di mano, qualcuno l'ha letto? E allora devo tenere la suspense per forza, no? Però insomma, si parte subito dall'idea di chiamarlo Regina Blues. C'è il gruppo dei fan. Ah, eccoci qui, il gruppo delle fan che l'ha letto. Dopo le chiameremo e interrogheremo. Come spoglio, Regina Blues nasce da questa località appunto di fantasia, ma poi si capisce benissimo dove si va a parare, e blues, colpisce subito l'idea che Antonello non fa mai mancare la musica nei suoi racconti, ma non è stucchevole anche questa, cioè nel senso che non si può definire appunto un romanzo che ha il fil rouge della musica, ogni tanto arrivano questi flash tutti azzeccati, come su Radiohead, addirittura diventa il nome di un personaggio, insomma Ed sta per Edoardo, quindi Radio Ed, insomma mi ha colpito. Però ti chiedo subito, com'è nata l'idea di Regina Blues? Perché Regina Blues? Descrizione fai. Aspetta, vuol dire sì, rispondere? Sì, no, no, una cigaretta. Un attimo di vodka per dare anche all'autore. Un po' di brio. Fisiologicamente, io parlo. No. Sì, sì, sì. Beh, allora, lo dicevo all'inizio seriamente e poi anche dopo scherzosamente. L'Aquila è non soltanto il palcoscenico della storia, ma è uno dei protagonisti fondamentali, perché siccome sono 22 figure che si muovono peraltro in un arco temporale molto breve, soprattutto nella prima parte del romanzo, io parlo della domenica mattina nella quale tutti questi protagonisti fanno delle cose che poi per colpa di questo evento che accadrà nel pomeriggio non saranno più cose ripetibili. Tipo a Piazza Navi? Dopodiché Regina è ovviamente una città di fantasia, anche se si capisce immediatamente di che si tratta. Ora, io credo che gli aquilani che leggano questo libro, che adesso ridono più avanti, ad esempio, riconoscano chiaramente tantissimi di quei luoghi. Però io ho cercato di tenermi le mani molto libere, perché altrimenti il romanzo insomma avrebbe dovuto prendere proprio tutto un altro ritmo, perché è chiaro che se tu parli di una piazzetta sapendo che stai parlando di una piazzetta, ma vuoi parlare esattamente di quella piazzetta, sei molto legato diciamo a quell'area, mentre invece tu lì fai succedere le cose, oppure metti dei personaggi, o metti dei portici, o metti un tabaccaio che non c'è, o cose del genere, che ti aiuta in qualche modo a divertirti e a romanzare. Però io sono sicuro che le persone dell'Aquila a quei posti li riconoscono, e quindi è senz'altro una protagonista ed è senz'altro molto presente, perché si svolge tutto lì.